di pazienti affetti da malattie rari. Buongiorno. Allora, Scopinato, per iniziare, il tema scelto per la giornata mondiale di quest'anno è quello dell'equità. Che vuol dire? L'equità è stato l'architrave sul quale abbiamo voluto puntare quest'anno per far capire che anche i malati rari hanno diritto a una vita come tutti gli altri e devono essere sorpassate quelle incertezze che ci sono invece nel viverla pienamente. Oggi tutti noi stiamo vivendo questa emergenza da coronavirus appunto come un'emergenza, ma pensiamo che ci sono molti malati rari che vivono così tutto l'anno, 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Pensiamo a tutti gli immunosoppressi, pensiamo ai bambini che non possono vedere la luce del sole, quindi per noi queste sono situazioni quasi abituali. Abbiamo cercato di capire come attraverso questa architrave dell'equità si vada a declinare poi ogni anno una singola azione che per quest'anno è stata mostraci il tuo supporto, quindi abbiamo lanciato una campagna social, i parlamentari in questi giorni stanno ricevendo l'adesivo